bentornati. Oggi porterò un argomento che ha sempre affascinato tante persone. Non sto parlando di spettri e fantasmi, ma di creature appartenenti alla fantasia. Alcuni di questi esseri sono gli gnomi. Questi piccoli uomini vengono chiamati piccolo popolo, o erroneamente folletti. Tradizionalmente, queste creature vengono descritte come piccoli uomini dall'aspetto baffuto e barbuto, dotati di cappelli a cono molto spesso, di colore rosso. Di solito vivono nei boschi e nelle foreste. Sono molto ingegnosi e intelligenti. Si occupano del benessere della natura, curando gli animali. Conoscono alla perfezione l'utilizzo delle erbe che la natura gli dona. Insomma, sono esseri al tutto per tutto autonomi e non hanno nessun bisogno di noi esseri umani. Peccato però che, come gli esseri umani, anche in mezzo a queste creature ce ne sono alcune che non sono molto amichevoli. Il più delle volte preferiscono spaventare gli umani. L'esistenza degli gnomi è solo leggenda. Non c'è nulla di certo che attesti che questi esseri esistano realmente. Ma per altri, però, queste creature esisterebbero e come? Alcune di queste sarebbero state anche filmate. Oggi ho raccolto alcuni di questi filmati che ti faranno capire che a volte la fantasia supera la realtà. Prima di cominciare, però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un ragazzino gioca indisturbato a casa sua con la sua palla. La palla a un certo punto gli scivola. Nel momento in cui il ragazzino tenta di recuperarla, uno strano essere appare proprio davanti a lui. Il ragazzino si gira immediatamente e fugge terrorizzato. Dalle immagini si può notare che l'essere è alto all'incirca dai 15 ai 20 centimetri. Un uomo fa una tranquilla passeggiata in una foresta. A un certo punto l'uomo intravede una strana sagoma nera, seduta su una roccia, vicino a un albero. Lo strano essere si accorge dell'uomo, si alza e gli va contro. Nel terzo filmato si può notare in un box auto uno strano essere apparire all'improvviso e andare da una parte all'altra del box. Se notate bene, l'essere all'inizio sembra essere più alto, poi si rimpicciolisce, prendendo la dimensione di un folletto. Queste immagini vengono dalla Bolivia. Due ragazzi riprendono uno strano essere in piena notte. Dalle immagini non sembrerebbe un animale di quel posto. La strana creatura cammina mantenendosi vicino al muro. Due ragazzi discutono su alcune loro faccende personali. Mentre i due ragazzi discutono, si materializza una strana sagoma nera dall'altezza di 25 centimetri. I ragazzi sembrano non rendersi conto di ciò che sta succedendo. Allo stesso tempo, la sagoma entra in un corridoio e sembra che cambi forma, osservando ciò che fanno i due ragazzi. Nell'ultimo filmato, dei ragazzi stanno giocando a palla in mezzo alla strada. Uno dei ragazzi calcia la palla troppo forte. Mentre uno dei ragazzi tenta di recuperare la palla, uno strano essere appare all'improvviso correndo. Dall'aspetto sembra proprio essere uno dei tanti folletti di cui si parla. Il più delle volte, se avete notato, questi esseri appaiono completamente scuri. Quindi, questo rende difficile anche identificarli. Molti associano queste apparizioni di questi folletti ai bambini dagli occhi neri. I bambini dagli occhi neri sono una leggenda metropolitana. Questi esseri sono creature paranormali e avrebbero l'aspetto di bambini adolescenti, tra i 6 e i 16 anni. Secondo alcune leggende, questi bambini chiederebbero l'elemosina e andrebbero di casa in casa terrorizzando la gente. Non si sa cosa possano essere questi esseri paranormali, se folletti oppure i famosi bambini dagli occhi neri. Come al solito, l'ultima la lascio a voi. Il video finisce qui e noi, come al solito, ragazzi, ci rivediamo alla prossima.